È andato deserto ancora una volta l'avviso di cessione di una parte minoritaria delle quote di Sangritana SPA pubblicato dalla tua società unica del trasporto pubblico abruzzese e socio unico dell'azienda Frentana di trasporto merci. La regione in definitiva intendeva raccogliere manifestazioni di interesse ad una futura ed eventuale gara volta all'individuazione di un partner industriale, viene spiegato nell'avviso, con specifici compiti operativi di Sangritana SPA a cui attribuire al il 30% del capitale sociale mediante sottoscrizione di aumento di capitale riservato e inscindibile. Ufficialmente contraria all'operazione si è detta la Lega, come ha ribadito recentemente Maurizio Bucci, commissario provinciale Chieti del partito, aprendo un vero e proprio scontro con il presidente della regione, Marsilio, promotore della cessione. Nel dibattito si inserisce da tempo anche la minoranza in Consiglio Comunale a Lanciano e Leo Marongiu oggi strizza l'occhio alla Lega con questo appello. Marsiglio e la tua si stanno incartando sulla Sangritana. Dall'anno scorso denunciamo questo tentativo sbagliato di apertura delle porte di una azienda storica lancianese del territorio ai privati. Oggi abbiamo la notizia, abbiamo avuto conferma del bando andato deserto per la cessione ai privati. Allora, questa situazione ci impone un'ulteriore riflessione, ossia Blocchiamo tutti insieme la vendita di un pezzo della sangritana a privati e guardate che le perplessità non stanno venendo solamente dal centro-sinistra, dal Partito Democratico, le stiamo denunciando da settimane, da mesi. Anche i consiglieri di opposizione si sono fatti sentire, sono venute anche da un partito di governo, dalla Lega. Allora mettiamo insieme queste perplessità, queste diffidenze, questa contrarietà alla vendita della sangritana ai privati e mettiamo su un'azione per rafforzare il ruolo della. La Sangritana. Io faccio un appello anche all'amministrazione comunale di Lanciano, dove è presente anche la Lega. Uniamoci insieme: se serve mettere, eh, costruire un documento programmatico da portare in consiglio comunale, facciamolo insieme, salviamo insieme un'azienda storica di Lanciano e del territorio.